attimo volevo chiedervi una cosa: voi sapete quali sono le possibilità di partecipazione del cittadino alla municipalità? Cioè, che cosa può fare il cittadino che vive nella municipalità per far sentire la sua voce? Quali sono gli strumenti che può usare? Perché che cos'è la municipalità fondamentalmente? Perché ultimamente è diventato solo un serbatoio di voti, no? Il collegamento per i politici seduti sulle loro poltrone per avere la loro clientela e quindi i loro voti. Ma invece la municipalità nasce per essere l'istituzione, l'ente governativa più vicina al cittadino, quindi quella che può parlare direttamente così per strada come adesso noi col cittadino. E quali strumenti ha? Addirittura ha la possibilità di proporre un referendum consultivo, ha la possibilità di fare petizioni, di fare proposte, non ce l'hanno mai detto. Possiamo raccogliere 500 firme, che sono pochissime, e chiedere per esempio una proposta che riguarda il nostro quartiere. Allora questo noi vogliamo fare, noi vogliamo essere un ponte, perché la municipalità non ha grandi poteri, ma può essere il ponte tra il cittadino e il comune, tra il cittadino e la regione. Abbiamo la Floridiana, che lo sappiamo, è della sovrintendenza, ma è in uno stato pietoso e siamo noi che la viviamo e siamo noi che ci dobbiamo muovere per farci sentire. E la municipalità può essere il braccio, la forza per far entrare questa voce dei cittadini nelle istituzioni. Allora questo è fondamentale, la municipalità serve, i cittadini presenti nella municipalità servono. Abbiamo bisogno di piccoli bus elettrici, sappiamo che c'è la dotazione, potrebbero portare le persone da Piazza Medaglie d'Oro a San Martino senza che ormai molti ci hanno rinunciato perché non ci riescono più ad arrivare. Abbiamo tante richieste, potremmo usare il crowdfunding, ovvero facciamo una proposta, se non ci sono i soldi lo mettiamo in rete e chiediamo il sostegno dalle persone, donazioni per un progetto del quartiere. Noi possiamo attivare davvero una realtà 5 stelle, cioè partecipata, e creare il quartiere che vogliamo, a misura nostra. Allora è per quello che è fondamentale la municipalità e vi chiediamo di cambiare faccia a questa municipalità. Adesso vi presento un altro...